Pronto, signori, mi sentite? Si sente? C'è Claudio? Faccio una prova bella sostanziosa! Bello a tutti ragazzi, bentornati in un nuovissimo video. Vi ricordate l'ultima volta abbiamo visto degli indiani che con i bastoni hanno costruito una piscina, raga? Trovate il link in descrizione. Ma oggi, signori, invece vedremo un altro indino che tipo ha fatto una villa pazzurda, raga, solamente con l'utilizzo dei bastoncini! Li più sostanziosi! L'iniziale, eccolo qui, potete vedere subito questa persona, una persona indiana, raga, che si mette a fare con i bastoncini una villa. Oggi vedremo una villa con piscina. Sono bravissimo a fare sia le ville sia le piscine solamente con l'utilizzo della terra. Comunque raga, non spoileriamoci tutto. Io oggi voglio vedere una bella villa sostanziosa e vediamo se loro faticheranno, perché loro la fatica non la conoscono proprio. Loro la fatica non la conoscono. Sostanze. Per loro la fatica non è niente, è acqua. Vediamo subito il video. Che schifo, ci sono sulle larve. Vediamo un attimo. Larve sostanziose, raga, passiamo un attimo. Ok. Si parte con un bel coso rinfrescante. Questo qua si è fatto una villa assurda solamente con i bastoncini, raga. Ha pure un orticello, guarda, con quel vasino porta annaffia. Vivono nel 3000, raga. Vivono nel 3000 questi. Cioè, assurdo. Adesso scende, va a prendere l'acqua al fiume e si è costruito una villa con il bambù, guardate. Siamo nel... cioè, è pure cresciuta la pianticella, raga, assurdo. Sta prendendo una cosa molto particolare. Vediamo cosa potrebbe essere, un po' di terra. Cos'è, che schifo, eh? Che schifo quelle cose. Ma sono delle larve. Che schifo. Delle larve sostanziose, raga. No, sono tipo delle formiche. Sta prendendo tipo della bava marrone. Capito. Forse non vuole costruire una villa. La villa l'ha già costruita. Vuole creare una piscina sulla villa. E io che ero rimasto triggerato, raga. Ed è rimasto bello sostanzio. Che schifo. Solamente a calpestare quella roba con i piedi ti dovresti dare una bella pulita sostanziosa. Guarda, lui tranquillo, come se fosse tipo la pasta del pane, raga. Per fare la pizza lui arriva, metti dentro un po' di uovo e vai. Raga, io solo una cosa del genere, cioè mi viene tipo il coronavirus alle mani. Vuole fare la piscina, raga. Sono molto bravi a fare le piscine questi. Io che credevo della villa. Sembra cacca, raga. Questo si chiama intelligenza. Perché poi cosa succede, raga? Questo secca e diventa tipo cemento. Ma zio, ma che schifo. Questo non conosce la fatica, probabilmente. Sta montando una torta. La torta, raga, sto facendo una torta sostanziale. No, vabbè, pure le rifiniture ci sono. Io non sarei neanche capace a mettere quella schifezza. Sì, si sta facendo una piscina vicino all'orto, che tra l'altro è al secondo piano. No, aspetta. Allora, potete vedere... ok, raga, potete vedere che è al secondo piano. Se mette troppa acqua come potete vedere è al secondo piano, raga. Quindi se mette un po' troppa acqua potrebbe sprofondare al pieno di sette. Guarda questo, così porta l'acqua tranquillamente. Ha fatto una piscina. Non è possibile, raga, in 2 secondi l'ha fatta. No, io volevo... non ha finito di lavorare. Sta portando tipo della sabbiolina, raga. Non si sa che cosa. La sabbia, no, della terra. Probabilmente per dare un giusto colore di sostanza. Probabilmente per dare un giusto colore. Ma zio, guarda che la casa ti cade, eh? Nel senso, ti crolla la piscina addosso, perché tutta quell'acqua peserà un casino sul legno. E lui tranquillamente porta così nei sostanzi. Sta battendo la terra. Io quella roba la vedo per battere la carne. No, effettivamente questo sta facendo meno sforzo di quelli dell'altra volta. Però comunque ne sta facendo parecchio, raga. La prossima volta voglio guardare come creare un aereo. Un aereo con il bambù, raga. Ed eccolo qui, l'abbiamo chiamato, il nostro bambù. Che ovviamente potete farci con tutto il bambù. Potete pure utilizzarlo come cannuccia per i bicchieri con dentro il tè. Guarda, lui tranquillamente l'avrà tagliati con le mani. Adesso fa le misurazioni, raga. Bravissimo, meglio di me in fisica. Ok, in matematica, te l'annuncio. Gioca a vuota, personici e di moderni. Non me ne frega niente! E lui ovviamente passa le misurazioni matematiche del bambù con una semplice bastoncino. Ah no, questo non è un bastoncino, è una pietra filata. E lui tranquillamente, così guarda, fa delle figure perfette, cioè fa delle forme perfette. Guardate, prende pure la misurazione, attenzione, col dito. E riesce a tagliare! Cosa? Cosa ha tagliato tutta quella roba in un secondo? Ok, ovviamente, giustamente, dobbiamo levare... i pezzi sporgenti. Deve allisciare tutto, raga. Guardate, sta facendo praticamente delle cannucce enormi. A cannuccia, boomer. Lo apre in due perfettamente. Fossi stato io l'avessi spazzcato tutto. Guardate con che abilità, ti vengono precise e perfette. Ok, poggia e taglia in due. Probabilmente 4000 anni fa facevano così i sumeri. Raga, adesso farà tipo le tubature, farà l'irrigazione. Vediamo se fa il tubo.
Sporta su tutto, ovviamente, senza ascensore. Non mi dire che vuole... Ho capito! Ho capito, forse vuole fare tipo il pavimento della piscina, raga. Vuole fare, come dire, tipo, avete presente la parte blu? Vuole fare quella parte lì. Sì, oh, vuole fare... Guarda che intelligenza. Però così fai tutto peso sulla casa. Loro la fatica non la conoscono. Riescono a fare tutto, guarda. Sta venendo pure preciso. Cioè, un muratore meno fa. Guardate, sta facendo le mattonelle praticamente. Le mattonelle color verde. Il problema è che poi quando cade l'acqua, poi ti rimane addosso quest'acqua fangosa, puzzolente, beh, brutta. Ma lui tranquillamente... Cioè, raga, che cos'è che ha? C'è solamente le mutande queste. E ha fatto subito, in un secondo. È riuscito. Ovviamente dovrà fare anche le pareti oblique, perché sennò non è contento, raga. No, dai, certo, fatichiamo un altro poco. Lui scende, si porta via tutto. La prossima volta voglio vedere come ha fatto la villa questo, raga. Ditelo nei commenti se volete vedere la villa. Una bella villa degli youtubers, raga, la facciamo così. Guarda, guarda, qua si porta tutto. Tutto, tutto, tutto. Tutto si porta, guarda. Lui poggia come se fosse... Cioè, come se fossero biscotti, però quando porti i biscotti... Qualcuno di voi mi fa una piscina così, raga, cioè, è bellissima, raga, come quelli del resort, quelli tipo della spa. Cioè, guardate, raga, mi vuole fare pure i contorni. Pam, pam. Guarda, lui fa così, lui riesce a fare così e si sistema tutto. Guardate, assurdo, tutto preciso, tutto perfetto. Sperando che poi ovviamente l'acqua non cade, raga. Ma è una cosa... non ho parole per dire niente! Ok, è andato al fiume. Sperando che non beve quest'acqua, ma sicuramente avrà l'acqua pulita, perché loro si fanno tutte le tubature. Ok, porta lì con il suo bicchiere. Cioè, fossi io così, raga, ci metterei tipo un anno. E lui continua, raga. Ovviamente riuscirà a portarla al massimo, massimo a quest'acqua. Cioè, lo stai mettendo sul legno, sull'erba, sulla terra. Cioè, è assurdo, guarda qui, sei riuscito a riempire tutta la piscina. Vediamo, sicuramente adesso si farà un bello bagno rinfrescante, bello rafforzante. Ha acceso pure le luci, le torce, raga. Attenzione, abbiamo le torce, quelle tipo degli antichi. Lui ovviamente un piccolo bagnetto ai piedi per iniziare. Vediamo subito se l'acqua è gradevole. Gradevolissima. Fa pure un bel bagno. Ovviamente le piante allo stesso tempo bevono acqua. E io mi domando come fa una casa a reggere una piscina. Cioè, il bambù sta reggendo una piscina, raga. Cioè, non so se sotto c'è un'altra casa. Qui, raga, c'è un'altra casa. Cioè, praticamente ha fatto un portasostanzio che deve sostenere tutta la piscina. Sì, raga, sicuramente questi video li dovremo guardare immediatamente. Probabilmente nei prossimi episodi. Cioè, guardate qui! La capanna! Ed entra subito nell'acqua. E quest'altro ha fatto una casa piena di lanterne con la piscina limpidissima. Lui è un matematico, poi diventa un fisico, poi diventa un piscinaro, un muratore e diventa alla fine un costruttore di case. E ovviamente dopo tutto questo l'acqua riesce, cioè, e dopo tutto questo la casa riesce a trattenere la piscina. La piscina sopra! Signori, è qualcosa di veramente assurdo. Solamente nel 3000 vedremo fare queste cose tipo anche in Italia da noi stessi. Raga, ci mettiamo lì con i bastoni e riusciamo a creare gli imperi. Raga, riusciamo a creare i castelli. Quindi, signori, mi raccomando, lasciate un bel like. Ditemi se vi piace questa serie bella sostanziosa. Ovviamente dobbiamo fare tipo anche la prossima volta la villa, la campana, la campare. Che cacchio dico? La tenda, il campeggio, la campagna. Eppure il monte sostanzioso. Signore, comunque è veramente una cosa assurda. Ditemi anche voi se le vostre case fatte di legno reggono le piscine. E mi raccomando, spaccate di like, fatele diventare blu come questa piscina Sostance. E andiamo belli nutri!